L'endometriosi è una malattia molto frequente che ha un'incidenza molto elevata. Circa 3 milioni di giovani donne in Italia soffrono di questa patologia, da molti ritenuta una patologia ancora sconosciuta. Sconosciute sono ad oggi le cause di questa patologia, una patologia che comunque interessa le donne in età fertile. Patologia invalidante in quanto è caratterizzata da una sintomatologia a volte molto forte, molto fastidiosa. Per le donne, sintomatologia caratterizzata in genere da un forte dolore mestruale, forte dolore ai rapporti sessuali, forte dolore alla defecazione e a volte alla minzione nell'atto urinario. Le cause della patologia ad oggi sono ancora un poco conosciute. Si sa che comunque la gravidanza gioca un ruolo protettivo, molte di queste donne però per l'endometriosi stessa possono avere problemi di infertilità. L'endometriosi è caratterizzata dal fatto che il tessuto che si chiama endometrio, che si trova all'interno della cavità dell'utero, si va a localizzare in altre regioni della pelvi. Questa malattia, che è una malattia ovviamente benigna, ha però un comportamento estremamente aggressivo, per cui questo tessuto benigno può infiltrarsi all'interno degli organi quando la malattia è presente in uno stato avanzato e crea problemi a livello di tutti gli organi pelvici. È una malattia che può penetrare all'interno delle pareti intestinali, può penetrare all'interno della parete vescicale e richiede alcune volte interventi chirurgici anche estremamente impegnativi. La terapia può essere una terapia a volte farmacologica, ma di fronte a un fallimento della terapia farmacologica con persistenza della sintomatologia dolorosa, allora l'unica arma possibile è la terapia chirurgica, che consiste in un intervento chirurgico di asportazione della malattia endometriosica stessa. E la via migliore per eseguire questi interventi chirurgici è ad oggi certamente la via laparoscopica, che consente un intervento poco invasivo e consente un'asportazione completa e corretta del tessuto endometriosico. È per questo motivo che si è pensato di creare nella nostra struttura un centro di riferimento dell'endometriosi che è stato denominato Centro Nazionale Endometriosi. Il venerdì 5 ottobre da noi sarà organizzato un corso convegno finalizzato proprio a divulgare le corrette metodiche diagnostiche preoperatorie e il corretto approccio chirurgico all'endometriosi infiltrante. Una giornata interamente dedicata a questa patologia, con interventi chirurgici in diretta eseguiti dalle nostre sale operatorie, collegate con l'auditorium della diagnostica medica qui di Avellino, e con ecografie preoperatorie live con le pazienti in sala operatoria.